Il Signore dia pace e consolazione. Eccoci di nuovo a voi, cari amici, segno che ci state al cuore, perché siete pecorelle che sono già affidate, non volentieri ce ne vogliamo prendere cura. Da oggi e nei prossimi giorni rifletteremo su quello che è il cuore centrale della nostra fede, il Triduo Pasquale. Ecco perché la Chiesa ci ha invitati a compiere un itinerario spirituale per poter vivere in profondità, arrivare preparati a questo evento che è fondamentale per la nostra fede, proprio come un atleta che si allena, si prepara per affrontare una competizione, uno studente si prepara per affrontare un esame. E questo per crescere sempre di più in una relazione filiale con Dio. Scoprire che in cielo ci abbiamo un Dio che è Padre. Il Triduo Pasquale è un unico grande evento, è la solennità della Pasqua del Signore. E oggi esamineremo il primo momento, il Giovedì Santo. Si inizia con la messa in Cena Domini, che rimanda a quanto avvenne durante l'ultima cena. Nel cenacolo il Signore Gesù vuole anticipare nel sacramento del pane e del vino, cambiati nel suo corpo e nel suo sangue, il sacrificio della sua vita. In questo modo vuole mostrare ai discepoli che accoglieva la passione come un atto libero, che non era costretto da niente e da nessuno, e faceva questo per mettersi dalla parte dei giusti, dalla parte di coloro che desiderano il bene, la verità, essere nella luce, ma che sono ostacolati, perseguitati da chi invece ha scelto l'ingiustizia, la menzogna, la violenza, le tenebre. Gesù anticipa la sua morte, dona liberamente la sua vita, offre il dono definitivo di sé all'umanità, per amore di suo, verso il Padre e verso di noi uomini, compiendo così la volontà di Dio. Attenti, questo non vuol dire che il padre volesse la morte di Gesù, del figlio, ma che restasse nella giustizia, che mostrasse come l'amore ama fino alla fine, fino al dono totale di sé. Gesù, dopo aver benedetto il pane e il vino e averlo dato ai suoi discepoli, dice: "Fate questo in memoria di me." L'Eucaristia dunque è il sacramento del rendimento di grazia che i cristiani dovranno celebrare in memoria di Gesù fino al suo ritorno, fino alla sua venuta nella gloria, per essere coinvolti nel gesto di dare anche loro la vita per i fratelli, per gli altri. In questo giorno la Chiesa ricorda un altro gesto che Gesù compie nell'ultima cena, la lavanda dei piedi, che, come sapete, non la faremo per i motivi che già conoscete. Si ripete questo gesto, questo atto grande di umiltà, per confermare e mostrare concretamente il servizio ai fratelli. Dopo aver lavato i piedi dei suoi discepoli, Gesù dice: "Come io ho lavato i piedi a voi, così fate anche voi." Quindi lo spezzare del pane, l'offerta del vino e la lavanda dei piedi sono due azioni che si richiamano reciprocamente. Gesù offre la sua vita e liberamente e per amore va verso la morte facendosi schiavo. Dopo la messa in Cena Domini, la liturgia invita i fedeli a sostare in adorazione del Santissimo Sacramento, rivivendo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Termino ricordando che il Giovedì Santo incorpora il triplice sommo dono del sacerdozio ministeriale, dell'Eucaristia e del comandamento nuovo dell'amore fraterno. La celebrazione di cui ora parlava Padre Francesco, la messa in Cena Domini, vorrei fare un po' il focus su il simbolo, il segno della lavanda dei piedi. Come dicevamo, che non sarà fatta per motivi
legati a questo tempo che viviamo, ma ha un significato che non è possibile cancellare e nemmeno trascurare. Nelle norme liturgiche, nelle rubriche, cioè quelle indicazioni che sono messe sul messale, sono presenti sul messale per dire come celebrare, si dice che la lavanda dei piedi nella messa in cena Domini è facoltativa. Ma poi si dice che questa lavanda, che per tradizione viene fatta in questo giorno a significare il servizio e la carità di Cristo, è bene che questa tradizione venga conservata e spiegata nel suo significato proprio. Ecco, vorrei fermarmi un attimo su queste parole e spiegarle un poco. Allora, innanzitutto è facoltativa. Perché si viene detto questo? Perché sì, non è un sacramento la lavanda dei piedi, non è qualcosa che se manca non è valida la messa o non stiamo celebrando appieno il rito della messa in cena Domini. Ma viene detto che se è facoltativa è bene che sia conservata. Come diceva Padre Francesco, l'Eucaristia e la lavanda dei piedi sono due significati che devono stare insieme. E mi spiego. L'Eucaristia è un po' la sorgente dell'amore di Dio, la sorgente che ci viene ricordato nell'ultima cena. Gesù ha dato la vita per noi. Nel Vangelo di Giovanni, quando si parla della lavanda, si dice che Gesù, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ecco, la sorgente di questo amore Gesù ce l'ha lasciata attraverso l'Eucaristia, che è un po' questa presenza di Gesù in mezzo a noi che rimane per sempre. E questo per noi è un segno molto forte, anche in questo tempo di coronavirus, quando c'è il Santissimo esposto. Per noi è un segno che Gesù è presente in mezzo a noi, nonostante tutto, in mezzo anche alla tempesta. Ma dicevo, se non è legata l'Eucaristia alla lavanda dei piedi, perde tutto il suo significato, perché la lavanda dei piedi è il segno che dall'Eucaristia nasce la carità concreta tra di noi. Che gesto era quello della lavanda dei piedi? Non per forza era un gesto umiliante, anzi probabilmente ci dicono gli esegeti che il gesto della lavanda era il gesto della moglie verso il marito, oppure era il gesto della madre verso il figlio, quindi era un segno di accoglienza verso un ospite, verso qualcuno della famiglia. Ma ecco, Gesù lo riempie di un significato ancora più profondo, perché con quel lavare i piedi Gesù dice il dono della sua vita fino in fondo. Nel Vangelo due volte, in quel Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, si parla almeno due volte del verbo amare. Avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Quindi la lavanda è un gesto profetico dell'amore di Gesù per noi fino in fondo, totale e definitivo. Ecco, nel Vangelo, quando si parla della lavanda, si dice due cose. Innanzitutto la lavanda è un gesto che va accolto. Pietro gli dice a Gesù, no, tu non mi devi lavare i piedi, no? E Gesù gli dice, guarda che se tu non ti fai lavare i piedi, non avrai parte con me, cioè non parteciperà alla comunione con Gesù, alla sua salvezza. Ecco, allora la lavanda sicuramente innanzitutto è un gesto che dobbiamo accogliere nei nostri confronti da parte di Gesù, che ci vuole amare fino in fondo, anche nelle nostre brutture, anche nelle parti dove siamo meno presentabili. Seconda cosa, la lavanda è qualcosa che non deve rimanere a livello liturgico, non deve rimanere, ecco, un bel gesto che possiamo fare, che possiamo vedere
il giorno della lavanda, il giorno della messa in Cina Domini, ma è un gesto che Gesù ci dice di ripetere nella nostra vita. Allora, ritornando a quello che dicevo all'inizio, se la lavanda dei piedi è qualcosa di facoltativo nella messa in Cena Domini, nella vita cristiana non è qualcosa di facoltativo. Lavare i piedi, amare i nostri fratelli, proprio perché seguiamo questo Gesù, questo Messia, non può che essere qualcosa che ci riguarda e che siamo chiamati a ripetere continuamente. Ecco, come possiamo un po' tradurre tutto quello che abbiamo ascoltato? Poi nella celebrazione lo vedremo, lo vivremo insieme, però nella giornata del giovedì come possiamo viverlo anche in casa, tra di noi, coinvolgendo i figli, tra marito e moglie, nella situazione nella quale ciascuno si trova? Ecco, due o tre spunti che possono aiutarci, oltre al luogo della bellezza, del quale penso abbiate allestito a casa, anzi, vi invitiamo anche magari a mandarci le foto, così poi potremo anche condividerle. Ecco, la prima cosa che si potrebbe fare insieme con i figli è preparare il pane. Per esempio, proprio mettersi lì a impastare il pane durante la giornata del giovedì. Il pane e il vino sono segno dell'offerta di Gesù e quel pane e quel vino rappresentati sull'altare diventeranno la sua presenza. E allora il fare insieme il pane, magari il pane azzimo è proprio il pane senza il lievito. Ricordo degli ebrei che in fretta scappavano, non potevano far lievitare il pane. Gesù stesso usa quel pane azzimo durante la celebrazione della Pasqua. E anche noi, ancora l'Eucaristia, utilizziamo il pane azzimo, senza lievito. Ecco, allora perché magari farlo insieme può essere un segno. E magari poi ognuno ha il suo panino, no? Se lo fa, magari si fa a forma di croce. E poi durante la cena, che mangerete domani sera a casa insieme, ognuno ha appunto il pane. L'abbiamo fatto insieme, era una pasta sola, e poi invece ognuno ne ha un po'. Ecco, segno anche di questa comunione, dove ciascuno ha messo il suo. Ecco, il secondo segno che può aiutarci magari durante la giornata e la sera, questo vi invitiamo a fare, noi non lo faremo durante la celebrazione per i motivi che ci ha spiegato Padre Danilo, però vi invitiamo anche a farlo invece a voi, tra di voi a casa, che non è lo stesso significato della celebrazione, ma un significato esistenziale molto forte, quello di servirsi l'un l'altro, di abbassarsi, a mettere la persona, l'altro, il fratello, la moglie, i figli al centro e servirlo. Ecco, lavarvi i piedi. Allora che bello sarebbe se all'inizio della vostra cena, magari prima, in un momento anche di comunione, anche di preghiera, di intimità, il padre inizia e lava i piedi alla moglie, poi ai figli, e così la madre anche al marito e poi ai figli, e anche i figli l'un l'altro. Ecco, un gesto dove ci diciamo che noi, anche noi vogliamo vivere fino in fondo, no? Questo servizio, vivere come ha fatto Gesù. Non, riconosciamo che non ne siamo capaci, ma ne abbiamo il desiderio, iniziamo da questo segno semplice. Ecco, questo può essere un altro segno. E poi un segno durante la giornata da poter fare proprio per dire questo desiderio di servire e fare un gesto di servizio per qualcuno. In casa può essere che pulisco il bagno, metto a posto la camera, metto a posto il corridoio, senza dirlo, in silenzio, un gesto di servizio che dice la custodia che io ho della realtà dove vivo, della famiglia. Oppure chiamo qualcuno che di solito non chiamerei mai, o che magari forse so che ha bisogno, magari mi faccio presente. Ecco, anche questo gesto che dice l'attenzione per l'altro. E poi, per concludere, si potrebbero mettere questi segni nel luogo della bellezza. Nel luogo della bellezza aggiungete un vaso, per esempio, che dice il segno del catino, questo vaso che voi avete usato per lavarvi i piedi l'un l'altro, e dice anche il segno del calice dell'offerta di Gesù. Ecco, e nel luogo della bellezza poi potreste mettere il pane azzimo avanzato dalla cena. Lo
lo mettete lì, lo raccogliete, segno che quel pane noi lo mangeremo di nuovo, nuovo, a Pasqua, perché sarà il pane che è Gesù, lui che si offre per noi. Ecco, sono segni che diventano per noi un po' dei simboli con un significato, perché poi lo guarderai in questi giorni passando e ti ricordi, ecco, che c'è una vita che è da offrire, da servire, c'è un pane che stiamo in attesa di una novità, che è la vita di Gesù per noi. Ecco, questa sera vi invitiamo alle ore 17 alla celebrazione che faremo insieme, appunto collegandovi al sito, e vi auguriamo una santa giornata.